nuovi giocatori e che aria si respira anche tra i big, Nestorowski, Rispoli, Dolmanita, con che spirito si sono calati in questa vita? Come il primo giorno di scuola, nel senso che tutti nel primo giorno di scuola sono molto felici di ritrovarsi, di far conoscenza, di continuare a fare questo tipo di incontri. Io credo che sia troppo presto, obiettivamente, dopo 2 ore, sapere che tipo di clima c'è. Indubbiamente io sono stato molto vicino a quello che avete scritto e obiettivamente mi ha fatto molto piacere sentire anche degli attestati di stima da parte vostra e sono convinto che con il lavoro si possano migliorare determinate situazioni che si sono create magari nel tempo passato. Non sono qui per parlare né di passato né di società, sono qui per parlare appunto di calciatori, di sistemi di gioco, di quelli che sono magari i miei principi, quindi sono a vostra disposizione. È normale che, avendo fatto solo 2 ore di lavoro, non possiamo essere convinti di niente, possiamo solo pensare in questi giorni di portare avanti dei principi, portare delle conoscenze, ma soprattutto un comportamento, un atteggiamento che deve essere di educazione sportiva, perché sono convinto che nell'educazione sportiva questo si ripercuote anche in campo. Quindi grande determinazione, grande volontà, grande spirito di sacrificio, grande compattezza tra noi, la società, i calciatori. Noi abbiamo un compito difficile, perché in questo momento c'è un'aria, tra virgolette, non dico pesante, però magari non positiva. Quindi noi abbiamo un impegno, io sono convinto che insieme a società e calciatori, collaboratori e anche voi, perché anche voi siete parte della città di Palermo, e quindi più gente siamo e più gli ostacoli ci fanno meno paura. Noi contiamo di essere un gruppo di staff che ha passione, che ha volontà, che ha insomma, un po' di competenza, ma soprattutto ama fare questo lavoro e lo fa in una città che chiaramente ha un blasone, ha una qualità in giro per il mondo molto importante. Quindi noi siamo molto orgogliosi di rappresentare questa città in termini esclusivamente morali. Io ero in campo, quindi non è che abbia messo l'orecchio lì. Chiaro. Innanzitutto la stima nei suoi confronti l'ha definita il vero leader di questa squadra e poi un'altra frase che magari non penso a lei possa far piacere, il Palermo vincere il campionato con 10 punti di vantaggio. Ma allora intanto lo ringrazio per le parole spese e mi fa piacere, è inutile che stiamo qui a fare i falsi. È normale che quando uno sente la fiducia addosso, io sono abituato a aumentare, se mai ci fosse un di più, a far di più. Credo che noi come staff abbiamo un compito importante, cioè ravvivare o comunque far scattare una molla importante a tutto un ambiente calcistico di Palermo, calciatori, ripeto, a tutti. È un compito che a me piace, nel senso che io ci ho sempre messo la faccia in tutto quello che ho fatto, non ho problemi a dirvelo. Sono un uomo coraggioso, un uomo che ha risorse, che ha energia. Energia viene dalle motivazioni e dalle motivazioni chiaramente provengono dalla moralità che ha un uomo. Quindi noi abbiamo questo tipo di dovere. Per quanto riguarda il campionato che vinciamo con 10 punti di vantaggio, non è una frase secondo me da prendere come presunzione. È un modo chiaramente di far capire che il Palermo può essere una squadra molto forte. Va dimostrato non certo a parole, va dimostrato con i fatti, però sono convintissimo che questa squadra ha dei mezzi importanti per riuscire a fare un campionato di vertice e cercare di andare in Serie A naturalmente. Elia e poi Anselmo. Sì, buongiorno mister. Questo Ciao. È un gruppo nel quale ci sono anche diversi ragazzi. Quali sono le prime indicazioni che sono giunti da questi giovani?
Beh, non, anche qui non è che cercate di capire quello che vediamo se riesco a farvelo capire non è che io sia uno sborone che dice li conosco tutti perché gli altri allenatori non li conoscono. Diciamo che sono malato e quindi conoscendo tutti quanti i giocatori dagli allievi nazionali dalla primavera, facendo le nazionali e facendo soprattutto anche scouting importanti per squadre di un certo tipo, ho avuto la fortuna di conoscere molti giocatori, quindi Toscano, quindi Peterman, quindi lo stesso Grillo, Pirello in nazionale, lo Faso l'ho portato io, Simone per me è un grande orgoglio ritrovarlo. Quindi tutti questi giovani qui devono avere le possibilità di essere valutati per vedere cosa può succedere, anche perché secondo me si dà una continuità a un settore giovanile e a una regione, che è la Sicilia. Quindi credo, speriamo che ci siano dei ragazzi di un certo tipo. Vi dico già prima, perché ho letto insomma anch'io qualche giornale, che Lagumina non è un giocatore assolutamente sul mercato, perché è un giocatore per me molto forte, che farà benissimo in questa categoria. È un giocatore che ha delle caratteristiche che a me piacciono tantissimo, quindi è un giocatore che mi ha fatto anche gol l'anno scorso e quindi nutro su di lui tantissima positività. Gli altri ragazzi chiaramente sono valutati, ma con la conoscenza di chissà che giocatori sono anche. È la prima esercitazione che ha fatto con i più grandi, tra virgolette, Mario Vispoli, Chocer, Coronado. Ho visto che chiedeva loro di parlare, di far sentire la loro voce. E la determinazione è la prima cosa che può tirare fuori dai suoi giocatori? No, credo che un gruppo sia un gruppo anche quando bisogna spingerci l'un l'altro, no? Cioè io credo che quando si vuole fare a botte con un dito, io scommetto che il gentil sesso che c'è presente mi dà due sberle e mi appiccica al muro. Se io invece magari queste dita le tengo insieme e creo un pugno, magari ho più forza, ho più possibilità di vincere. Ecco, la squadra deve essere un nucleo forte che anche se attaccato non può essere scalfito di niente, e deve essere un rullo compressore, cioè deve aiutarsi in un l'altro, un compagno deve fare una corsa per quell'altro. Secondo me questi sono dei principi che vanno messi subito in chiaro. Non è che se uno dice solo, oppure se dice gioca, oppure indietro, vai avanti, cioè non è questo il messaggio che va mandato, ma è quello della collaborazione, il fatto di aiutare un compagno nella soluzione, in una comprensione del gioco. Anziano? Sì, mister, volevo sapere se già in base ai nuovi che ha a disposizione ha cominciato a pensare un po' all'impostazione tattica. Beh, sì. Qual è la sua idea di gioco? Anche la formazione? No, però se magari parlando con il presidente Zampanino, già vi siete confrontati? Beh, allora, anche qui, il presidente è innamorato del mondo del calcio, è una persona che questi giocatori li conosce, è normalmente una persona che arriva e chiede notizie di come sono, è normale che il presidente dà le sue indicazioni sotto l'aspetto conoscitivo. Però è una persona, secondo me, che in questo momento confrontarsi insieme a me piace tantissimo, perché è una persona assolutissimamente a disposizione del Palermo Calcio, a disposizione di una squadra, e io credo che per lui sarà una grande soddisfazione questa stagione, perché lo vedo molto motivato, lo vedo molto energico e soprattutto molto disponibile a migliorare la squadra o comunque a tenere dei giocatori importanti in questo gruppo. Però da sotto l'aspetto tattico sono cose che c'entra esclusivamente l'allenatore, avendo a disposizione Rispoli e Alesami, che tutti sappiamo che sono dei giocatori che si disimpegnano molto bene in tutta fascia, è normale che io devo trovare un sistema di gioco che sia equilibrato, elastico e razionale affinché il Palermo abbia dei grandi vantaggi sotto l'aspetto del gioco e dei risultati. Quindi partite pure da dei concetti che può essere un 3-4-3, un 3-4-2-1, un 3-4-1-2. Questi sono un po' gli orientamenti che abbiamo noi in questo momento. Dopo, chiaramente, non è che sono fossilizzato a un sistema di gioco, cerco di mettere sempre i giocatori migliori in quel momento sotto l'aspetto psicofisico e che diano uno spunto alla squadra migliore, cercando poi di trovare un sistema di gioco che sia appunto equilibrato. C'è un giocatore chiave che magari lei desidera?
per lungo? Ma che desidero è una parola pesante, però mi farebbe molto piacere avere un altro centrocampista, perché secondo il mio punto di vista siamo pochi. Cioè, Coronado è un giocatore secondo me molto importante, molto bravo, su cui chiaramente facciamo grande affidamento, ma diciamo che è un centrocampista avanzato. E in mezzo abbiamo Iaialo e Ciocev, dovrebbe arrivare un altro ragazzo che è Gnauré, però ci sono 42 partite almeno per il Palermo, quindi il campionato è molto lungo. In mezzo al campo c'è sempre stato un grande dispendio di energie, quindi obiettivamente non siamo in tantissimi. Valuteremo questi ragazzi che abbiamo a disposizione, chiaramente con dei limiti che hanno di età, ma soprattutto di strutture, però in mezzo al campo probabilmente un giocatore ci servirebbe. Però io non sono mai impuntato con le società per avere a tutti i costi un giocatore. Ho sempre chiesto alle società quali siano gli indirizzi di cosa vogliono fare. Il Palermo vuole tornare in Serie A, per andare in Serie A ci vuole un qualcos'altro in mezzo al campo, secondo me, per migliorare questo gruppo. Se poi non arriva, non ne farò certamente un dramma, non sono abituato a piangere, sono abituato a lavorare. Mazzola e poi Radicini. Salve mister. Ciao. In mezzo al centrocampo Lobotka è un giocatore che le piace, e poi in porta attualmente ha 4 giocatori media età di 20 anni. Magari parlando col presidente ha parlato di un arrivo di un portiere esperto, se c'è già una gerarchia magari tra questi 4 intanto. Beh, allora, reputo Posav che è un giocatore molto forte, di grande prospettiva, e come tutti i ragazzi giovani, tutti, non ce n'è uno, qualcuno sì, Pelé, Maradona, Baggio, Totti, però parliamo di fuoriclasse autentici, vanno sorretti, vanno sostenuti, perché devono sentire tutti i giocatori, tutti devono sentirsi fiducia addosso e non devono star sereni, non possono giocare col freno a mano tirato per paura di sbagliare, e sbagliano tutti, quindi questo ragazzo qua è un giocatore per noi molto, molto forte. Che cosa ha bisogno? Di essere sorretto sicuramente e secondo noi di avere una guida anche all'interno che lo possa far migliorare, che lo possa fare come si può dire, sbagliare sereno, perché se viene un portiere esperto e non lo fa migliorare ma si giocano il posto, non lo ritengo intelligente per il Palermo Calcio. Lo ritengo invece che ci venga un portiere esperto che sappia quale sia la sua come si dice, collocazione, e che se c'è da giocare deve giocare, perché non regalo niente a nessuno. Però noi abbiamo l'obbligo di non essere prevenuti su dei giocatori come in questo caso Posev, che ha secondo me un futuro roseo, un futuro importante. E noi ci crediamo tutti, da Vincenzo Siciniano al mio preparatore di portieri che è Paolo Lenisa, a tutto lo staff, e quindi noi siamo ben felici di avere un ragazzo del genere e di sorreggerlo. Per quanto riguarda le gerarchie, non ci sono gerarchie a parte Posavec, ma Alastra, Marson e Fulignati sono dei portieri capaci, e adesso dopo aver visto magari una quindicina di giorni, una ventina di giorni, faremo anche noi delle valutazioni ben precise per vedere chi deve andare a giocare e chi invece va mantenuto nella rosa del Palermo. Lobotka invece? Lobotka è un giocatore molto bravo, a me piace moltissimo, è un giocatore che sa fare molti ruoli, è un ragazzo che ha molta vitalità, ha una comprensione del gioco importante, ha calcio corto, calcio lungo, può giocare mezzala, può giocare mediano, può giocare doppio interno, è un motorino che vi fa sicuramente divertire perché ha le caratteristiche di non mollare mai, è un aggressivo, è uno che va sempre in avanti a mordere. È chiaro che è un giocatore molto importante e, come tutti i giocatori importanti, ci sono delle trattative in corso alle quali io non posso partecipare, quindi spero arrivi, però non me ne faccio una malattia, ecco, insomma. Radicini e poi Giardino a chiudere. Zamparini ha fermato il colore a lei, dovesse richiedere se anche disposto ad acquistare un nuovo attaccante. Nella rosa attuale ci sono anche Balog e abbiamo anche Embalo, che è un altro giocatore comunque molto offensivo. Loro sono qui con noi e io sono fatto così, io prima di decidere le qualità di un giocatore tramite video, tramite per sentito dire, sinceramente
mi fa piacere vedere, mi fa piacere ascoltare, però voglio anche vedere, perché secondo me gli atteggiamenti e la moralità di un ragazzo vanno viste a quattro occhi o a tanti, comunque tra di noi. Diciamo che la differenza secondo me la fanno i dettagli e la moralità in questo momento. Se vedo dei giocatori molto convinti che siano disponibili a migliorare, io non, a me non fa paura niente, sinceramente. Quindi la punta per il momento non ci interessa assolutamente. Voglio valutare bene tutti questi ragazzi, da Stefan a Silva, da Alexander Trajkovski a Norbert Balog. Abbiamo anche Lofaso, per dire che non è una punta, ma è un giocatore comunque offensivo. Abbiamo appunto Carlos Embalo, anche lui, io voglio valutare anche lui, e quindi voglio valutare con calma e con serenità, perché è giusto dare delle possibilità a dei giocatori che vengono da un'annata, tra virgolette, difficile o comunque disgraziata, e quindi voglio vedere anche cambiando, per dire, non so, stagione, se i ragazzi sono disponibili o comunque funzionali a un progetto tecnico. Prego. Sì. Quale posizione lo vedi? Beh, Balog è un attaccante che gli piace molto sfilarsi, gli piace molto attaccare le spalle agli avversari. L'importante è che lui faccia le cose veloci, che non si diverta. Il calcio è un gioco di gruppo, è un gioco dove il calciatore deve essere rapido e veloce nelle scelte, soprattutto nella trasmissione della palla, e lui qui deve fare un salto di qualità notevole, perché non dà sostanza, diciamo, a quello che lui potrebbe fare. Quindi noi aspettiamo con ansia che lui abbia voglia di migliorare, ha delle potenzialità importanti perché ha fisicità, agilità, nonostante sia 1,90 m d'altezza, però lui quello che deve migliorare è sicuramente la sostanza, cioè non è un giocatore in questo momento sostanzioso e obiettivamente ha bisogno di capire come si fa anche a migliorare, e quindi siamo qui apposta per migliorare questi ragazzi. Ultima Giardina. Palermo, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, non sta vivendo in termini di piazza il momento più felice degli ultimi 20 anni, questo è poco ma sicuro. Lei si impone col lavoro di far cambiare idea a tutti di voi, ma al di là del lavoro è evidente che bisognerà fare qualche passo avanti, da parte della società, col mercato, con qualche avviso, con qualche riposo. Da parte vostra invece, come state pensando, come state progettando di riavvicinare? Allora, sinceramente, io sono sempre stato abituato a lavorare sodo e secondo me l'unica cosa da fare è far vedere che hai, diciamo, della palermitanità addosso, e questo è il primo passo che dobbiamo fare noi. Quindi dimostrare di avere attitudini alla città, attitudini a una società, per portare il Palermo in una categoria chiaramente che gli compete. Però noi non dobbiamo cambiare modo di lavorare, abbiamo sempre lavorato forte, ci siamo sempre disimpegnati, abbiamo sempre avuto educazione verso tutto e verso tutti, abbiamo sempre preteso il massimo dai nostri calciatori e questo deve essere il primo passo. Quindi cercare tramite il lavoro, cercare tramite la professionalità, la serietà, l'esempio, cercare questo per fare il primo passo. Poi è normale, fai la prima partita, fai una vittoria, la seconda fai una vittoria, la terza fai una vittoria, è normale che insieme riesci anche, e magari giochi bene e entusiasmi tutti, però è anche vero che a parole io non ho mai perso una partita, sulla lavagna sono campione del mondo, non ho mai perso, dopo in campo qualche partita si perde. Noi non possiamo però guardare esternamente e farsi prendere dall'ansia dell'esterno. Noi dobbiamo essere delle persone che hanno chiaramente un certo tipo di orizzonte. L'orizzonte noi lo vediamo molto positivo, io sono molto positivo, lo vedo positivo, non blefo, sono molto positivo di natura, ma io vedo una squadra che potrà fare molto bene quest'anno. Grazie, a più tardi. Grazie. Grazie di nuovo, buongiorno.